Se umanità vuol dire pace, per lunghi secoli la stragrande maggioranza dell'umanità non è stata umana, il che ci pone un problema. O per caso dell'umanità fanno invece parte tanto la pace quanto il conflitto? Scaraventare il conflitto nella inumanità, da una parte è ovvio ed è vero, dall'altra è un modo per sottrarsi alla evidenza della frequenza del conflitto. Noi occidentali europei di un piccolo pezzo di mondo, perché già un iracheno non è colto di sorpresa dal fatto che c'è la guerra, un siriano non è colto di sorpresa, se ne è accorto da un bel pezzo che c'è la guerra. Siamo noi che, dopo aver fatto tutte le guerre che potevamo fare, da 70 anni non ne facciamo più in casa nostra, qualcuna fuori, ma in casa nostra no, in una casa molto stretta, perché basta pensare alla Jugoslavia, che è di fianco a casa nostra, hanno fatto le loro brave guerre negli anni 90. Ma insomma, il grosso dell'Europa centro-occidentale sono 70 anni che non fa più guerre, dopo aver fatto tutte le guerre, dopo aver praticamente inventato l'arte della guerra. E questo ci stupisce, oltre che ci amareggia il fatto che non ce ne siamo liberati. Ma se non ce ne siamo liberati, che cosa vuol dire? Perché ci viene così facile? Che cosa c'è di così umano nella guerra che l'umanità non ne fa mai a meno? O meglio, che cosa c'è di tanto inumano dentro l'umanità che quella inumanità viene a far parte anch'essa dell'umanità? La guerra non è che la porta un asteroide, ce la portiamo noi dentro. E questo è il motivo per cui è estremamente difficile concettualizzare il concetto di umanità. Analisi linguistica. In greco la parola non c'è e basta. C'è la parola anthropos, che vuol dire uomo, ma la polis vince sull'anthropos. L'uomo è uomo. Quando è dentro la città è polites. Quando è universale, ci arriviamo, saranno i sofisti, ma non hanno la parola umanità. I sofisti parleranno di nomos e fusis, di convenzione e di natura. In latino ovviamente la parola c'è. E vuol dire sostanzialmente tre cose. In primo luogo significa la natura umana, cioè la natura di ciascun uomo. In opposizione alla natura degli animali. In secondo luogo, e di conseguenza, significa il genere umano, o come lo chiama Cicerone, il comune humanitatis corpus, nel De Officiis, il corpo comune dell'umanità. Allora, abbiamo la natura dell'uomo, la particolarità che ci fa essere uomini e donne, la universalità del corpo comune di tutti coloro che fanno parte del genere umano, e poi in terzo luogo significa educazione raffinata, civiltà, cultura. Io quando ero al liceo, un paio di ere geologiche fa, avevo un libro di letture, di esercizi, di traduzione che si intitolava Virtus et Humanitas. Non vuol dire virtù e umanità, vuol dire padronanza di sé e civiltà comune. Ecco. Bene. Quei tre significati latini sono presenti anche nella lingua italiana, sono i tre significati della parola umanità in italiano.
Voi sapete che il concetto di genere umano in latino trova una famosa affermazione in Terenzio, nell'Autontimo Rumenos, no? Dove dice «Homo sum humani nihil a me alienum puto». No? Questo solo è un ficcanaso. Allora qualcuno gli dice «Ma a te cosa ti importa?» E quello dice, senti, io sono un uomo, io sono interessato a tutto quello che fanno gli uomini. Ecco, questo non è niente di aulico, siamo noi che lo leggiamo come se fosse qualche cosa di aulico. Sono interessato, perché? Perché c'è una parentela fra noi tutti. Questo a livello di vocabolario. Prendiamo invece un'analisi glottologica, cioè andiamo in profondità, andiamo alle strutture profonde delle lingue indoeuropee, ci serviamo di Benveniste, del vocabolario delle istituzioni indoeuropee, libro Aureo, e lì scopriamo, non con sorpresa, che non c'è assolutamente niente del genere, umanità, nel complesso originario delle lingue indoeuropee. I vocaboli grazie ai quali si designano le appartenenze sono tutti vocaboli che hanno a che fare con delle partizioni, non con degli universali. E il grande fenomenale passaggio che non stiamo a ripetere, perché tra l'altro dovremmo farci un corso universitario sopra, è il passaggio fra le radici verbali e nominali che indicano un'appartenenza designata in senso genealogico, cioè il soggetto non dirà mai io faccio parte dell'umanità, mai. Dice che fa parte di qualche cosa. Questo qualche cosa è primariamente la famiglia allargata, il genos. Poi, in un secondo tempo, questo qualche cosa di cui fa parte, il soggetto, invece, non è più una discendenza di sangue, ma è una spazializzazione. Cioè io sono colui che abita nel tale quartiere, nella tale città. Questo, nell'analisi glottologica delle lingue indoeuropee, questo grandissimo linguista, Benveniste, ricava questa idea, che non c'è una possibilità di definirsi il singolo soggetto all'interno di una comunità mondiale, non ha senso, non esiste, nessuno ci ha mai pensato. Ci si è definiti dapprima come interni a un lignaggio, questo prima della rivoluzione del Neolitico, evidentemente, quando l'esistenza comune era un'esistenza anche nomadica e si stava insieme non in virtù del fatto che si occupava un certo territorio, ma del fatto che si apparteneva a un sangue. Poi, dopo, con la spazializzazione dell'esistenza, con la sedentarizzazione dell'esistenza, la rivoluzione del Neolitico, l'agricoltura, l'invenzione delle civiltà come le conosciamo noi bene, allora a quel punto le appartenenze sono appartenenze spaziali. Io sto qui e non sto lì. Fondamentale è la distinzione fra lo stare fra la città e la campagna, no? Cioè fra il luogo dove c'è la civiltà e il luogo da cui vengono i pericoli. La campagna non è coltivata, la campagna è, qui si intende, la campagna selvatica. E questa distinzione produce anche la invenzione dello straniero come nemico,
colui che attraverso i campi viene pacificamente da noi è il peregrinus, per agra, e colui che invece era ospite ma non era del nostro sangue, a un certo punto lo mettiamo fuori e lo chiamiamo hostis, da hospes a hostis. L'idea di appartenenza, che in Grecia è chiarissimo, l'appartenenza vuol dire essere cittadino, appartenere a una città e basta. Il sofista è uno che dice, guarda, io se voglio ti dimostro che l'appartenere a una città è secondario rispetto all'appartenere al genere umano. Nemmeno Platone, che è Platone, Platone capisce che esiste l'umanità, ma non gliene importa niente. Cioè il pensiero quando diventa poi, come quello di Platone, un pensiero che ha una ha necessità di essere un pensiero pubblico, politico, è un pensiero che non può rivolgersi all'universale. L'universale è privo di contenuto, non interessa. Sì, ci sarà anche l'umanità, ma non vuol dire niente. Il significato lo si trova nella determinazione, non nella indeterminatezza. Quando è che l'umanità diventa qualcosa di concreto? Con l'ellenismo, sostanzialmente. Cioè ci vuole Alessandro Magno che si prende mezza Asia e poi questo formarsi di questa cultura, di questa coinè, di questa cultura che mette insieme il Medio Oriente, il Vicino Oriente e il Mediterraneo. Ecco. Allora, quando questo diventa non solo un fatto culturale, ma certo deve essere un fatto culturale, quando poi su questo fatto culturale si sovrappone un fatto politico, l'impero romano, allora cominciamo a sentir parlare di umanità. Ma attenzione, è l'umanità di tutti coloro che stanno dentro questo perimetro. Se, nessuno pensa ai cinesi, perché forse non sapevano nemmeno che esistevano, ma perché si parli di umanità come di qualche cosa che ci lega gli uni agli altri, bisogna che questo legame non sia solo pensato, ipotizzato, deve essere in un qualche modo vissuto. Voi avete che nella civiltà ellenistica si forma il pensiero stoico, voi vedete che il pensiero stoico poi attraverso Cicerone si impianta, che non è uno stoico, però legge molto gli stoici e una parte del loro pensiero lo porta dentro la cultura latina, attraverso Cicerone si diffonde e giunge a Marco Aurelio, che non è uno stoico puro, a parte che è molto tardo Marco Aurelio, cioè è mezzo millennio dopo l'inizio dello stoicismo, ma non è puro perché mescola molto anche allo stoicismo del platonismo, ma insomma c'è questo elemento stoico fondamentale, ma siamo per l'appunto in un contesto in cui parlare di umanità ha senso, e allora voi trovate che finalmente si sentono dire cose come esiste la cittadinanza universale. Oh, esiste la cittadinanza universale, se lo dice Cicerone, e lo dice, Cicerone che dice la societas hominum, sta dicendo questo sostanzialmente. Noi romani ci siamo espansi con le armi in tutto il Mediterraneo. Questo produce il fatto che noi governiamo la parte interessante del mondo, poi ci sarà anche una parte che va oltre, ma non ci interessa, non ne sappiamo niente, non ci importa niente. La nostra superiorità non è soltanto la forza militare, la capacità militare. La superiorità sta nel fatto che noi siamo capaci di dare il nostro diritto a coloro che noi governiamo. E in questo modo ciò che il diritto teneva insieme, cioè la piccola città di Roma, si espande a tutto il nostro impero, e questa è la societas hominum. Gli uomini sono resi soci l'uno dell'altro
dalla nostra conquista militare, che da sola non basta, perché noi potremmo essere dei conquistatori e tenere in soggezione, già lo facevano, ma insomma, non riconoscere l'umanità di coloro su cui governiamo. Ecco, invece noi governiamo, ma noi governiamo attraverso il diritto, prima con le armi, poi col diritto. Riusciamo a connettere gli uomini. Sta parlando l'umanità, sta parlando di Roma. Oh, è molto difficile parlare di qualche cosa che non c'è. Non può parlare dei cinesi, non avrebbe senso. Se gli avessero detto, Marco Tullio, lo sai che a una distanza di 2 anni di viaggio da qui c'è una grande civiltà cinese? Lui avrebbe detto, interessante. No, non mi interessa, non ci arriveremo mai. Sono degli, veramente, non sono neanche degli stranieri, sono degli estranei, noi per loro e loro per noi. Che cos'è l'umanità? L'umanità è quella che vive qui, tutti coloro che commerciano, vivono, scrivono, leggono, lavorano, con noi, fra di noi, siamo noi, non sono degli altri. Ecco, questo è l'umanità. Certamente, certamente. Ali, questo perché lui ragiona da quello che è, cioè da giurista, per cui ha poi anche bisogno di avere un riscontro empirico di quello che dice. Certo, Marco Aurelio parlava molto nel suo libro, piuttosto complicato in realtà, no? Quelli che traduciamo come i ricordi, in realtà è il titolo, è un libro in greco, tanto per farvi capire che razza di imperatore romano era, è un libro scritto in greco, Taes Auton, a se stesso, scritto mentre faceva doverosamente la guerra ai barbari. Lui non ci si divertiva, però dice, io la sorte mi ha messo imperatore a Roma e dovrò farvi imperatore. Quindi faccio la guerra ai barbari. Poi lo so anch'io che fare la guerra è come fare un assassinio. Scrive così, 10-10, decimo libro, decimo pensiero. È un assassinio, però mi tocca, cioè ho dei doveri, ho il concetto stoico del kathekon, del dovere. Che no, occhio, non è il katechon di San Paolo, qui c'è una teta, non c'è un tau. Il dovere mi dice di fare questo. Certo, lo so che siamo tutti cittadini di una città universale. E lo dice sempre, per cui mette insieme il koinonikos e il politikos, che per un greco, a questo punto di 600-700 anni prima, per Pericle, ma per Platone di 500 anni prima, era l'assurdità, cioè se koinos è il comune nel senso di universale, è il contrario del politico. Invece per lui no, è vero, esiste una città universale che è una città comune, è una città politica, che però, attenzione, non è proprio una città, è una metafora quella che lui sta adoperando, in realtà è il cosmo, ecco. Il concetto di universale stoico è un concetto naturale. Ecco la sua forza. Questo è un punto centrale di quello che vi voglio dire. Cioè, finché il concetto di umanità è pura astrazione, non funziona. Quando è pensato come qualche cosa che c'è, allora funziona entro certi limiti, nel senso che non ti impedisce di far la guerra, perché è naturale anche quella. Però ti dà, che cosa? Una consapevolezza nuova, cioè non sei completamente posseduto dalla contingenza, non sei accanito
nei tuoi doveri. Compi il tuo dovere, ma puntando il più che puoi all'ideale stoico della apatheia, cioè della impassibilità. Non ti fai prendere. E questo solo se sei capace di pensare a te stesso come membro di un'umanità cosmica naturale, non come portatore di una astrazione. Ci tengo moltissimo a questo concetto, perché con l'astrazione, vediamo, si producono problemi molto gravi. Poi c'è il cristianesimo. Anche qui è indubitabile che il cristianesimo produca una spinta all'universale. Però è un universale che non è quello filosofico, e va bene, non è un universale astratto. Cioè, l'universalità portata dal cristianesimo sta nel fatto che siamo tutti figli dello stesso Dio. Ma la cosa finisce lì. Questo non cambia il fatto che ci sia l'impero romano con l'imperatore convertito, che è un imperatore cristiano, che fa le sue brave guerre, perché bisogna fare la guerra per difendere l'impero, e i cristiani lietamente si arruolano e fanno la guerra, non pregano più l'imperatore come un dio, ovviamente, pregano per la vittoria dell'imperatore cristiano. Ci sono gli schiavi, ci sono i padroni degli schiavi, l'umanità portata dal cristianesimo è una possibilità più che una realtà, è affermata come realtà, ma nel senso meramente spirituale dell'essere tutti sottomessi allo stesso Dio che è il padre di noi tutti. Ma nella concretezza della storia non c'è l'umanità, ci sono le divisioni. Allora, la Chiesa si è molto data da fare a pensare perché ci sono le divisioni dentro il mondo cristiano. Che ci sia una divisione fra il mondo cristiano e il mondo non cristiano viene dato per scontato. Non c'è una grande umanità nei confronti dei musulmani. E viceversa, naturalmente. Poi c'è tutta una lunga riflessione intorno al fatto che nemmeno dentro il corpo, dentro la società cristiana, c'è umanità. Non basta dire che siamo tutti figli dello stesso Dio. Non produce la pace. Non produce la pace. Al massimo produce un desiderio di pace. Fa sì che la guerra sia uno scandalo, ma non la elimina. Poi, stiamo attenti, perché la guerra scandalo non è il pensiero più ovvio. Nel corso della storia intellettuale europea cristiana, il pensiero più ovvio sulla guerra è che la guerra è male e come tale è figlia del peccato, ma può anche essere giusta. E dunque una impressionante produzione scientifica da Agostino in poi sulla guerra giusta. Attenzione, guerra giusta non vuol dire non fare la guerra, vuol dire l'esatto contrario, vuol dire farla. La guerra giusta non è la pace. E questo non a opera di ottusi, diabolici inquisitori, cioè Sant'Agostino, una delle vette assolute del pensiero e del pensiero cristiano in particolare. Ma l'umanità non è un concetto operativo. È un universale astratto. È troppo universale. Risponde
a un'esigenza molto più nostra, dei secoli XIX e XX, che non della storia pregressa, che non sapeva molto che cosa fassene, dell'idea che, di un pensiero che pensa tutti gli uomini indifferentemente. Diventa quasi un pensiero zoologico in realtà, cioè non coglie l'essenza dell'uomo, che non è l'essere un animale, ovviamente.